Bene, vedo che ci siamo e siamo qui in un giorno alquanto speciale e faccio un saluto e do un benvenuto a tutte e tutti gli amanti della verità da tutto il mondo, perché questa è una giornata speciale, è un giorno speciale dove festeggiamo con grande riconoscenza e gratitudine la nascita, direi, del più grande contattato e messaggero di tutti i tempi da parte degli angeli di ieri ed extraterrestri di oggi, come sottolineava spesso, festeggiamo infatti Eugenio Siracusa, che nasce a Catania proprio oggi, il 25 marzo del 1919, che è il giorno dell'Annunciazione. E lo festeggiamo insieme a due ospiti molto speciali ed unici che non potevano mancare. È con enorme piacere, gioia ed emozione che do il benvenuto e ringrazio di cuore di essere sempre presenti Filippo Bongiovanni ed Aton Bongiovanni. Ben arrivati. Un caro e fraterno saluto a te, Enrico. Molto felice di essere tuo ospite e approfitto per abbracciare a livello cosmico tutti gli ascoltatori. Grazie, Enrico. Grazie a te Filippo. Un saluto a tutti voi, un saluto a te, Enrico, e grazie e onorato di essere anche qui presente con voi in questa importante ricorrenza. Ma devo dire che effettivamente che senza di voi questa diretta non ci sarebbe mai stata. Qui lo dico e lo ammetto perché gli artefici di tutto questo in realtà siete voi e mi state dando questa grandissima opportunità di festeggiare una giornata dire alquanto speciale. Se siete d'accordo, io sono partito nel darvi del tu perché questo facilita per me un po' l'operato, Totalmente. Certo, anche certo. perché comunque ho la fortuna già di conoscervi e questo è una grande bellezza e sono onorato. Io direi di mandare un piccolo video di Eugenio, di che cosa accadde poi in Eugenio in questo esatto giorno. A tutti coloro che vedo che ci stanno seguendo, quindi manderei questo breve video. Sei d'accordo? Assolutamente. Va benissimo. Partiamo con il video. Mi chiamo Eugenio Siracusa, ho 50 anni e sino ad oggi ho incontrato 18 volte gli extraterrestri. La mia esperienza ebbe inizio l'anno 1951, il 25 marzo, era l'alba. Mi trovavo in Piazza dei Martiri, dovevo attendere il filobus che mi portasse in ufficio. Ad un certo momento, alzando gli occhi in cielo, vide un globo luminescente. Da questo globo partì un raggio che mi investì ed ebbi la sensazione profonda di essere stato completamente ridimensionato, cioè non mi sentivo quello che ero prima. Infatti, scendendo le scale, notai che avevo disgusto a muovere i passi in quel modo e a scendere questi scalini. Osservai le case, la geometria delle case stesse mi dava un senso di nausea. Salii sul filibus e nello stesso filibus quel vociare di gente mi dava un senso di confusione mentale. Ma lei è ancora Eugenio Siracusa o in lei vive un altro essere? Beh, spesse volte sono io, Eugenio Siracusa, e quindi sono XX. Ma spesse volte sono anche un altro, oltre che Siracusa, sono XY. E per potervi fare capire questo processo, devo dirvi che X sarebbe il mio corpo fisico, cioè la strumentalizzazione.
dell'Y, che sarebbe la parte psichica che proviene dall'esterno. Benissimo, ecco qui il video. Devo dire che Eugenio con questo video ha rappresentato veramente una nuova era. Chiedo a te, Filippo, perché poi vorrei andare anche nello specifico di quello che tu sei, ma la riservo per dopo la domanda. Questo momento per Eugenio, che cosa fu? Tu che sei il testimone più che mai consolidato, cosa è stato questo evento per Eugenio? Beh, Eugenio vive un processo di scienza cosmica. Cioè dire, come lui amava dire, poi, il 25 marzo del 1952, alle ore 05:05 più o meno, è una giornata di marzo, quindi siamo sempre ancora con lo strascico dell'inverno, qualche giorno della primavera, ma comunque freddosa, anche se siamo in Sicilia, si reca al lavoro e quindi l'Eugenio Siracusa, che da lì a qualche minuto avrebbe lasciato la sua personalità spirituale per assumere un'altra, come avete appena sentito, non sarà più l'Eugenio Siracusa, l'ex militare sommergibilista. Continuerà a fare il suo lavoro, ma comunque ormai è tutto ex per Eugenio. Non sarà più quello che è prima. Inizia per lui la nuova vita di folgorato cosmicamente per dare a tutta l'umanità il più grande messaggio rivelatore dell'era moderna. La presenza di esseri extraterrestri che sorvolano i nostri cieli e di cui i loro piloti sono i tutori della specie umana. Quindi è un vero e proprio passaggio epocale dove si lascia indietro la logica umana e si assume una logica prettamente proveniente dagli spazi esterni. Io ti ringrazio perché poi la definizione è un po' in qualche modo risentire anche un po' Eugenio, cioè la chiarezza. Perché poi la bellezza di tutto questo è alla base c'è la verità e anche in come esponi la descrizione che hai appena esposto è di una bellezza e chiarisce esattamente. E io continuo un attimino e prendo la palla al balzo per farti questa domanda che poi mi sono sempre posto. Io questa sera ho raccolto un po' una serie di domande che tante persone mi hanno scritto, cercavo di selezionarle sapendo che avrei intervistato voi. C'è un elemento che è abbastanza significativo che vorrei in qualche modo anche informare oggi tutti i presenti, definiamoli telespettatori. Cioè che di fatto tu, fin dalla scelta tu Filippo, che poi qui la bellezza stiamo trovando due generazioni, tu Filippo all'età veramente giovane, diciamo che hai quasi abbandonato la tua famiglia per poi seguire Eugenio Siracusa. La cosa interessante è che poi ad oggi ci dimostra al 102esimo anniversario di Eugenio che tu sei continui, perché non riesco a dire sei stato, perché tu sei e stai continuando a perseguire l'opera di Eugenio da sempre. E la cosa interessante è che lo stai facendo in un modo sia fisico, mentale, spirituale, perché Eugenio cosa ha insegnato e ha sempre detto? Ha detto la libertà non si vende. La verità non si vende e non si compra.
E la cosa interessante è conoscendo e avendoti conosciuto, oggi tu stai riportando paro paro quello che Eugenio ha fatto. Cioè, tu stai divulgando e mantenendo la tradizione oggi insieme ad Aton, la tradizione di Eugenio gratuitamente. Allora, io mi chiedo innanzitutto, quando Eugenio dice che la verità, perché in questo periodo storico è abbastanza interessante, che la verità è un qualcosa che non va comprata né venduta, dove si dice che tra l'altro è proprio la verità che ci rende liberi, ma liberi ve davvero, veramente. Cosa voleva intendere Eugenio? Voleva intendere molto chiaramente e amava aggiungere a questo altre due frasi. La verità, appunto, non si compra, non si vende, non si vende, non si compra, come hai esposto. E immediatamente dopo aggiungeva la qualità e non la quantità. Beati coloro che credono senza vedere e senza toccare. Questi tre principi annullano ogni tipo di discorso, principio sensazionalistico, commerciale, speculativo. Quindi per lui la base fondamentale per poter iniziare rivelazioni cosmiche, postulati celesti, insegnamenti che si basano su tutta l'opera cristica, su questo concetto non ci deve essere spazio per nessuna prova che possa stimolare tentazioni o che possa mettere in discussione il concetto di rivelazione. Tutto è stato ricevuto gratuitamente, partendo appunto dall'insegnamento cristico, tutto bisogna dare gratuitamente. Questo principio ci affaccia a poter capire dai loro frutti conoscerete chi sono. Ed Eugenio è stato un grande seminatore per far nascere delle piante e dare dei frutti che sotto questo aspetto non vi sono dubbi che non ci siano forze esterne che possono mettere in discussione il messaggio. Infatti noi ce lo abbiamo a carattere cubitale nei nostri portali e lo ripetiamo, la verità non si vende, non si compra. Beati coloro che credono senza vedere, senza toccare, la qualità e non la quantità. Quindi sotto questo aspetto viene smontato ogni principio prettamente umano. Non siamo un'associazione, non rilasciamo tessere, non siamo una setta, non siamo santoni, siamo un movimento di libere anime che ci piace studiare, mettere in pratica i concetti postulati cristici. Questa è una rivelazione messianica. Eugenio amava sempre chiarirlo. Quindi il centro studi Eugenio Siracusa non è nient'altro che questo movimento messianico dove ognuno è libero. Non si politicizza il discorso spirituale, lo si offre senza imporre. Perfetto. Io approfitto tra l'altro nel chiedere ad Aton perché l'argomento è riferimento a quello che stavo chiedendo, era proprio tu hai fatto tutta una serie di scelte, tu Filippo, nella tua vita che ti ha portato ad essere oggi quello che tu sei. Aver seguito Eugenio e, come dici tu, con la totale fiducia. E a fianco qui ho Aton, che non voglio dire per somiglianza, ma porta il tuo stesso cognome. Chi non lo conosce è il figlio di Filippo. E a te, Aton, ti chiedo, perché è molto curioso e sono onorato di averti, perché tu rappresenti la generazione poi successiva, dove hai avuto modo sia di conoscere fin da piccolo Eugenio e avere come padre Filippo. Quindi è il nascere in un contesto, in una consapevolezza, in una verità,
In primis, la mia domanda è come l'hai vissuta, com'è stato? E negli anni che tipo di consapevolezza hai preso? E abbinerei tante altre domande insieme a questo, ma le lascio per dopo. Quindi ecco, che cosa fin da piccolo questa esperienza ti ha portato e ad oggi cosa ti ha formato? Beh, Enrico, grazie per la domanda perché è un pochino lo specchio di tutta la mia vita. Del resto, come hai detto bene, sono nato benissimo in questi contesti, nel concetto di questi nuovi valori spirituali che ha trasmesso questo uomo meraviglioso che appunto è Eugenio Siracusa. E quindi sono cresciuto attraverso l'educazione dei miei genitori alla luce di questi nuovi insegnamenti. E devo dire che è stato un grande risveglio fin dall'inizio, vedere le cose fin da piccolo in modo totalmente diverso di come magari forse lo vedevano altri ragazzi, altri bambini della mia età. La verità è che mi sento estremamente fortunato, perché sì, è un grande conoscimento e una grande responsabilità allo stesso tempo. E poi fra l'altro è come che una linea, un raggio di luce giustamente attraversa diverse generazioni, come la potenza di questo messaggio, nonostante le diverse metodologie nel corso degli anni, fa vedere come il messaggio sia uno solo e voglia essere tramandato nella stessa identica maniera, perché, come hai detto te giustamente, anche che ognuno da figlio prende le proprie decisioni personali, da prete prende le proprie decisioni personali. Quello che ci ha unito è sempre stato il credere nel messaggio, perché non mi è stato mai imposto niente, anzi, mi è stato offerto e io ho accettato. Quindi in questo senso sì, mi sento molto, molto contento perché non solo ci permette di diffondere qualcosa che ti fa sentire giustamente libero, ma libero davvero, ma anche che ti unisce come famiglia. E quindi la verità, credo che non ci sia il regalo più bello, penso, per una famiglia, fare quello che ti fa sentire più realizzato insieme in questa verità spirituale, insieme anche a tutti quelli che a te e insieme a tanti altri. No, stupendo. Che tra l'altro mi viene da chiederti, che io so che tu hai due bimbe, e come ti fa porre oggi di fronte, e questa è un po' una domanda che può essere rivolta sia alle nuove generazioni, ai bambini e ai ragazzi di oggi, ma anche a quelli che stanno e sono da poco diventati papà, genitori. Questo che cosa, cioè, quale potrebbe essere anche un suggerimento per coloro che oggi stanno diventando genitori, per i bambini, che tipo di informazione possono ricevere? Che in realtà questa domanda posso girarla poi successivamente anche a Filippo, come lui stesso abbia fatto con te. Però era tanto per continuare. So che faccio più di una domanda nella domanda, vediamo se riesci. Non ci sono Grazie, scusa. problemi, non ci sono problemi. Guarda, mi piace risponderti a questa domanda come credo avrebbe risposto Eugenio. La gioventù è il futuro, è il pilastro fondamentale del futuro di questo pianeta. Quindi noi come genitori, come tutti noi genitori, abbiamo una grandissima responsabilità nel saper trasmettere valori. Partiamo innanzitutto dai valori non solo etico-morali, ma soprattutto spirituali, che è di quello in questo momento cui la società è abbastanza deficiente. E dove appunto Eugenio Siracusa ha fatto totalmente la differenza e ha dato uno spaccato totalmente diverso, per questo anche liberava le anime, grazie alla sua potenza, grazie alla sua dolcezza, grazie alla sua giustizia. Quindi quello che posso dire agli uomini e donne della mia età, che già sono già genitori da poco, infondiamo a questi bambini i valori. Il valore della famiglia, il valore della giustizia, il valore della pace, il valore dell'amore. Prima innanzitutto il valore della giustizia, perché molti dicono amore, pace e giustizia. Prima di tutto la giustizia, perché non può esistere né l'amore né la pace senza giustizia. In questo tripode, così come diceva Eugenio, la base fondamentale è tutta la giustizia. Che si intende con giustizia? L'equità,
la comprensione, valori fondamentali, senza la quale la crescita di un bambino o una bambina non possono avere luogo in una maniera corretta. E poi dopo implementare tutte quelle che sono altri tipi di conoscenze che già dovrebbero essere, secondo la nostra visione come movimento messianico, già presenti nella nostra vita quotidiana. E a questo a che cosa mi riferisco? Al fatto che la vita, come noi la intendiamo a giorni d'oggi, non è quella che noi pensiamo che sia, è tutt'altra cosa. Questo è solamente un passaggio che ci permette di crescere per un altro passo successivo. Siamo venuti qui per uno scopo e con uno scopo. Quale? Beh, Eugenio ce l'ha detto in tanti modi e in diverse metodologie. Soprattutto applicando quelli che sono i valori, partiamo da uno: non fare agli altri quello che non volessi fosse fatto a te. Oppure la qualità e non la quantità. Non importa la quantità di tempo che noi mettiamo con i nostri figli, bensì la qualità delle cose che gli trasmettiamo, la vicinanza, la presenza di un'istituzione e vari altri temi. Per questo è quello che mi sento dire come suggerimento personale, e la presenza dell'istituzione familiare accompagnata dai valori spirituali, base fondamentale, se no il futuro, che appunto è la gioventù della quale Eugenio sempre era preoccupato, non può andare avanti. No, mi incuriosisce e mi sorprende che ti ho definito di un'altra generazione quando nel parlare e da come esponi andiamo sugli 80 anni, insomma, c'è una saggezza che spero che questa tua definizione così chiara, netta, precisa e con grandi spunti possa dare a tutti coloro che ci stanno ascoltando veramente, non so, qualcosa che possa veramente aiutarli. E io attraverso questo, e ti ringrazio perché hai toccato tra l'altro un argomento che era parte già in me di una domanda che mi giro verso Filippo, perché hai toccato l'elemento dove senza giustizia, pace e amore è un qualcosa che può essere ben mal interpretato. E a Filippo chiedo, più che mai in questo periodo storico, quanto sia importante la giustizia rispetto a quello che stava dicendo poco fa proprio Aton, dalla pace e all'amore, cioè la legge in qualche modo, no? Oggi cos'è che sta mancando, cosa serve? Lascio a te questa risposta. Beh, guarda Enrico, oggi manca proprio a cementare. Allora, il cemento armato è la giustizia, dove la base è dove deve poggiare tutto. Ama il prossimo tuo come te stesso, valore fondamentale perché le future società avranno come valore principale il ferro che si mescola con il cemento, tutto quello che deve nascere. E quindi formiamo il cemento armato, la giustizia, ama il prossimo tuo come te stesso. Da lì nasce l'equilibrio. È come se io volessi in questo momento proiettarvi, e spero che tutti lo possiate vedere, una bilancia con due piatti, e a tenere in perfetto equilibrio vi è una spada. Quella è la spada dell'equilibrio, della giustizia, necessaria a tutti e superflua a nessuno. Quindi sono i valori dove le future società del terzo millennio, che poi sarà una sola società, una sola umanità, una sola chiesa, la vera chiesa è l'umanità. Quindi questi sono i pilastri fondamentali dove tutto si dovrà basare. Lì il punto è che bisogna costruirlo, abbattere il vecchio e costruire il nuovo. Costruire il nuovo lo potrà fare solo una determinata qualità. Quindi Eugenio è il frutto, Eugenio è l'albero che vuole dare e ha dato questi frutti. Chi ha saputo cogliere il frutto, praticamente l'ha fatto suo. Lo ha divorato e si è fatto divorare. Di questo prestate attenzione, perché è importante quello che voglio trasmettere, che ho maturato. Quindi la futura società
basato su questo, è una società che non morirà mai. In questo momento, invece, è una società secca, di un albero secco, dove questi frutti purtroppo non ci sono visibili. Sono frutti amari, frutti sterili, frutti privi di sapore. Posso leggere un comunicato? Magari. E lui, questa grande personalità spirituale, padre di questa, di quella passata, di questa generazione che si affaccia e vuole affacciarsi ai valori cosmici, avrebbe detto, anche se lui l'ha scritto molto tempo fa: vi lascio nel buio dei vostri giorni. In verità vi dico, la caligine che avvolge i vostri giorni diviene sempre più fitta e più neri divengono i vostri giorni e le vostre ore. Giornate tetre, dove pasce e cresce il dolore dei corpi e la sofferenza delle anime sconvolte dal silenzio dello spirito, privo della luce vivificatrice e consolatrice di Dio. L'uomo ha perso il timore di Dio. Questo è quello di cui ce ne dobbiamo rendere conto. L'uomo, perdendo il valore che racchiude tutte le virtù dello Spirito Santo, perché sono sette le virtù dello Spirito Santo, l'ultima è il timore di Dio, e quindi perdendo quello si trova esattamente in queste prime parole che Eugenio ha voluto racchiudere. Tutto in perdizione, tutto agonizza sotto lo sguardo indifferente dell'uomo, che preferisce odiare invece di amare, quello che stiamo dicendo, distruggere invece di edificare, morire invece di vivere. Avreste dovuto cercare la luce per riscattare la cecità delle vostre anime, immerse nel buio della vostra insensibilità ai voleri del Padre Celeste. Non l'avete fatto. La celeste pietà sia la vostra ed unica speranza. L'annunciatore Eugenio annunciava. Catania, 26 novembre 1971, 50 anni fa. E non è la realtà di oggi. Sì, Questa è la verità. infatti è proprio la grandezza effettivamente di Eugenio che ha dato dei messaggi dove veramente non ci sono, non hanno voluto mettere proprio le orecchie per ascoltarlo. Totalmente, è così. Riguardo a questo momento, no, dove si parla e si sta vivendo, so che sto andando un attimino un po' fuori, però mi ci stai portando da quello che hai appena letto, è fantastico e lo racchiude. Il principio proprio di questo problema del virus. Però è vero pure che, se non erro, Eugenio stesso disse che era un po'. E ci sarebbe stato un anticorpo della madre terra per proteggersi da questo animale feroce che è l'essere umano in qualche modo, no? Mi confermi questa cosa? Sì, totalmente, Rego. L'uomo in realtà è il virus. Tutto quello che vive attorno all'uomo, che vive o che convive, piazzatelo dove meglio credete opportuno. In effetti sono gli anticorpi. In questo momento la terra, la cellula, l'enzima uomo o il virus uomo sta subendo l'attacco degli anticorpi. In primis i virus. I virus sono nati prima dell'uomo migliaia, centinaia di migliaia di anni prima. Quindi si è un po' stufato il virus in generale di avere l'anticorpo, di avere questo virus dell'uomo.
Addirittura loro lo definiscono come il virus del colera e lo chiedono al professore Estrella, biologo, deve vivere o deve morire? Ebbe un incontro sulle Ande con esseri di altri mondi. Deve vivere o deve morire, professore? Il virus del colera deve morire. E l'uomo che non è da meno, che fine dovrebbe fare? Si ritirò, lasciò la cattedra e si fece monaco. Ma chiaramente. Quindi l'uomo sta vivendo l'attacco degli anticorpi che noi definiamo virus per purificazione. Un altro anticorpo che presto farà visita all'uomo, già in passato l'ha fatto, è l'asteroide. Siamo periodicamente sotto purificazione di questo evento che presto farà visita nuovamente. All'uomo non ci dicono niente per tenere sempre a bada i bonini gli esseri umani, ma l'asteroide è pronto ad avvicinarsi e a colpire per purificare. Quindi la Terra è sotto purificazione da tutti i regni, anche dallo spazio, perché non contenti di aver sporcato la Terra, ora vogliamo pure sporcare lo spazio, tutto quello che è circostante alla Terra, i satelliti artificiali che non si sa quanto ormai ce ne sono, vogliamo andare a colonizzare altri pianeti che non ci sarà permesso, vorremmo andare a sporcare altre situazioni, ma la spazzatura che ha creato l'uomo se la deve pulire da sé, qua, perché fuori non gli sarà permesso ritornare. Quindi l'uomo, non voglio divagare, ci sarebbe moltissimo altro da dire, ma è sotto purificazione. E come non sottovalutiamo, non sottovalutate che i 3 giorni di buio stanno bussando alle porte del pianeta Terra. Poi devo dire che ciò che a me affascinò in primis Eugenio, ovviamente fu la sua verità su domande che io mi ero sempre posto, ma fin da piccolo, proprio dall'idea del doppio sole, eccetera, eccetera. E lui è stato il primo a parlare che il pianeta Terra aveva 3 lune. Quindi parliamo di asteroidi e nessuno ha preso in considerazione le informazioni che Eugenio diede, dove nel parlare riferimento a epoche passate, che sono stati proprio questi tre altri due asteroidi, e la Luna oggi è trattenuta per non schiantarsi sulla Terra. Confermi, Aton. Cioè, di tutto questo, in qualche modo, Eugenio ha dato delle informazioni, cioè, che mi verrebbe da domandare qui in diretta, proprio cos'è che ha trattenuto l'essere umano nell'affidarsi in quella che è stata l'informazione di Eugenio? Perché poi ha contattato personaggi dai più alti gradi militari e anche religiosi, eccetera. Sì, Enrico, assolutamente. Beh, ti confermo. Per rispondere alla tua prima domanda, ovviamente non è stato ascoltato perché la verità è sempre scomoda. Se l'umanità avesse accettato fin dall'inizio, fin dagli anni 50, 52 per essere 51-52 per essere esatti, quelle che già erano già le prime rivelazioni di Eugenio, si sarebbe dovuto stravolgere completamente tutto quanto. Quindi partiamo da questo presupposto. Sul fatto della Luna, vero quello che dici, perché in base alle rivelazioni che ci ha dato Eugenio e anche al viaggio che lui ebbe sulla cosiddetta Luna Nera, che è un satellite artificiale costruito interamente da queste intelligenze extraterrestri di volumetrica conoscenza, e questo satellite della Luna Nera è nella parte oscura appunto della Luna e serve affinché essa non venga attratta di nuovo dalla forza di attrazione gravitazionale della Terra. Le prime 2 lune che in tempi, stiamo parlando di milioni di anni fa, distrussero prima il continente Mutoltega e dopo il continente di Atlantide. Sono tutte rivelazioni che sono state fatte da Eugenio quando lui ebbe il suo primo risveglio, che in parte sono state confermate da alcuni scientifici che ovviamente non
per ovvie motivazioni non sono state venute, non sono state avallate dalla, ovviamente dall'opinione scientifica della comunità internazionale. Che dirti di più? Ovviamente, se tutte queste realtà, ma anche altre realtà, sul fatto delle, per esempio, lui Eugenio disse che fin dall'inizio, negli anni 60, era presente l'acqua e adesso è diventata una realtà scientifica, o sul fatto che su Marte già esiste l'intelligenza extraterrestre, e poi dopo ci furono le foto delle sonde Voyager che dimostravano come ci fossero le sfingi sulla superficie. Chi le aveva costruite queste sfingi? Certo, non è stato il vento di Marte. Potremmo andare così all'infinito. Eugenio è stato rivoluzionario in tutto quello che ha detto. Ha spaccato sempre gli schemi. Come ha anche detto, ad esempio, per rispondere e ritornare al concetto che tu ci dicevi della Luna, che noi non possiamo più ritornare più su quel satellite, perché l'uomo, ricollegandomi a quello che diceva mio padre, abbiamo cercato di sporcare un terreno che non è casa nostra. E la Terra è un territorio che ci è stato prestato perché noi possiamo svolgere una determinata funzione e non lo stiamo facendo, e la stiamo inquinando, la stiamo violentando. Non solo, andiamo sulla Luna, che non è casa nostra, e andiamo a fare esperimenti che non dobbiamo fare, fra cui utilizzo di test nucleari, come è stato rivendicato in varie occasioni da vari test che sono stati fatti esperimenti, e non ci è stato permesso più di ritornare, se no. Adesso i cinesi ci vogliono ritornare, non ci ritorneremo, come anche non ci permetteranno di andare su Marte. Ammesso e non concesso che non ci sia un cambio, come diceva Eugenio, ma deve essere un cambio con una piena coscienza, cioè che l'uomo, l'umanità e la vera Chiesa, senza distinzione di religione, di classe né di colore, prendere una coscienza spirituale diversa, di nuovi valori, se noi non potremmo andare da nessuna parte. Ora purtroppo ancora campa cavallo che l'erba cresce, che l'umanità purtroppo Mare. non sta facendo il dovere che deve fare. E la Terra, per completare la tua domanda, si sta ribellando perché il suo enzima è un enzima cancerogeno che sta purtroppo volendo ammalare questa cellula, e la cellula emette i suoi anticorpi. Assolutamente. No, tra l'altro mi viene in mente una vicenda di pochi giorni fa riguardo proprio che in Svezia è stato visto in pratica passare quasi un sole, eccetera. Non so se Filippo, tu anche in riferimento un po' a quello che è tutto che sta accadendo ultimamente, diciamo così. Praticamente il multimiliardario Bill Gates sta cercando di snaturare un processo che poi è la fonte della vita. Oscurare il sole, indirizzare non so che cosa o ha a che fare con il sole. C'è il link, poi magari lo possiamo praticamente condividere. Ma io lo riassumo in due sole parole di come Eugenio definisce il sole. Che cos'è il sole? Di cui l'uomo praticamente cosa si sta prefiggendo? Vuole toccare qualcosa che ha a che fare con il creatore. L'uomo non può separare quello che Dio ha unito. Continua a separare quello che Dio ha unito, ma ormai siamo al punto di non ritorno. Siamo passati dal punto ipercritico al punto ipercaotico. E lui dice questo. Ora ve lo leggo. Sono due righe. Un attimo di pazienza, perché io ho i miei appunti, chiaramente, con il vostro permesso. Prego. E lo riassume di forma magistrale. Sono poche righe, ma dove lo dice tutto. Un attimo. Che poi anche in qualche modo anche tutto quello che è la contaminazione dell'acqua, cioè c'è tutto, a parte Bill Gates, è proprio Sì, questo era proprio il tema che lui, l'articolo verte su questa cosa appunto di cui Bill Gates vuole dare un suo contributo per avere questo processo irreversibile che ha che il fuori, il sole, la cappa d'ozono e tutto il resto. Eccolo qua. Cosa sta accadendo al sole? Prima parte.
1987. Si scatena l'ira del sole. Viene meno la cappa protettiva che permette di godersi un raggio di sole. Viene meno l'ozono e il sole picchia a morte. E questo già da qualche anno. L'uomo ha separato quando il Signore ha unito per la felicità di ciò che ha creato. È la sua santa ira che si scatena contro la perversità e la follia distruttiva degli uomini che vogliono intervenire lì. Vedremo. Chi vivrà, vedrà. L'amico dell'uomo. Genesi era cosa 1987. E poi c'è la seconda parte. Cosa sta accadendo al sole? Seconda parte. Il sole va perdendo il colore dell'amore. Cosa sta accadendo? Perché né all'alba né al tramonto il sole fiammeggiante di rosso, perché invece di riscaldare brucia, uccide? 15 luglio 1987. Il sole è la ghiandola per eccellenza che secerne energia psichica creativa. Quindi quando lui ha un progetto e l'uomo non risponde, ma che cosa si aspetta? È come l'impresario, una camiceria, ognuno ha il suo settore. Se all'uomo viene ordinato di fare i bottoni o il colletto e l'uomo invece gli rimanda indietro lacci per le scarpe, ma scusate un attimo, e questo sta succedendo. No, ma a me quello che mi sorprende ogni volta, cioè voglio dire, ho avuto modo di conoscerti personalmente, Aton ancora no, perché tra l'altro lui è in collegamento dall'Argentina, ma quello che a me sorprende è che tutta questa informazione io la metterei nelle scuole. Certo, nel senso che non lo so, non credo di essere stato l'unico ragazzetto che si è posto delle domande per avere delle risposte, ma io qui da ogni scritto di Eugenio a me mi si apre un mondo, mi si chiarifica proprio la mente, il cervello, quindi è incredibile come veramente sia stato... si è cercato in tutti i modi di occultare quella che è stata l'informazione di Eugenio, e io per questo la mia emozione, la mia gratitudine di avervi voi qui, che ripeto, se non fosse stato per voi questa serata non sarebbe neanche nata, per aver mantenuto il ricordo, la memoria, l'insegnamento e tutto quello che Eugenio ha dato, e questo io vi ringrazio enormemente. In una domanda che già vi avevo detto all'inizio, dove alcune persone mi hanno detto: ma veramente intervisti Filippo con Aton? Ma chiedigli, perché negli ultimi video di Eugenio lui palesemente dichiarò dicendo che una volta lasciato il corpo avrebbe operato 1000 volte di più di quello che ha fatto in forma umana, fisica. Cosa voleva intendere esattamente? Se qualcosa, insomma, sapete o perlomeno potete dare un pizzico di risposta a questa carissima amica che mi ha chiesto di fare questa domanda. Beh, guarda, Enrico, i grandi spiriti solari di cui Eugenio, chi ha compenetrato dal 1952 a quello che noi chiamiamo Eugenio, perché lui amava dire l'uno e l'altro nella medesima cosa, io sono l'uno e l'altro, non può fare altro che continuare quello che esattamente gli è stato detto che doveva fare. Lui divide la sua opera in tre parti. La prima e la seconda era annunciare la realtà extraterrestre accompagnata dalle rivelazioni della pluralità dei mondi abitati. La terza parte sarebbe stata, che è quella di
dire che il figlio dell'uomo verrà, Gesù cristificato, verrà con potenza e gloria. Giorni prima della sua venuta, la sua opera si sarebbe compiuta. Quindi Eugenio ritorna nel suo rotestato solare, quindi ora c'è l'altro che presto si manifesterà. Quindi questi spiriti solari che hanno avuto in custodia, proprio lo spirito giovanneo ha in custodia l'umanità, avrebbe tenuto sotto controllo tutti gli eventi e tutti coloro che si sarebbero avvicinati. Quindi c'è l'operatività, perché intanto tutto quello che ha annunciato si sta avverando. E non per essere Cassandra di sventure o neppure per creare allarmismo, ma semplicemente stiamo parlando alle coscienze, che poi l'allarmismo e le Cassandre di sventure e le catastrofi li stiamo vivendo. Di Eugenio non c'è quello. C'è, come un buon padre di famiglia, annuncia ai propri figlioli: state attenti che strada percorrete. Giorni fa si è celebrata la giornata dell'acqua. Ora tutti gridano che acqua ne rimane ben poca. Ma lui lo diceva: presto non avrete più acqua da bere. Vi risulta, questo 30 anni fa, che c'è acqua pulita? Quindi l'uomo ha creato tutti quei processi per rendere la propria vita infernale. Quindi Eugenio annuncia, mette in guardia tutto quello che oggi sta accadendo. Presto non avete più acqua da bere. Per l'umanità, ammorbata da apocalittici presagi, è arrivata la stella di essenza. Chernobyl in ucraino significa essenza. E lui già l'aveva detto San Giovanni. Quindi il fatto che si debba prendere coscienza non significa essere allarmisti con Sandra di Sventore. L'ira di Dio, come più volte abbiamo detto, è in atto. Ora, si vuole prendere una coscienza? Dipende dall'uomo. Quindi Eugenio, dall'altra parte, o colui che in questa vita si è fatto chiamare Eugenio, sta operando, indirizza, stimola coloro che sono predisposti a prendere coscienza. E anche il grande Papa Giovanni XXIII, nelle sue profezie, parla di una figura carismatica che avrebbe scosso i potenti della terra, che avrebbe parlato di una grande arca che avrebbe raccolto uomini e donne di buona volontà. L'uomo che scende, e vedrete l'uomo che scende dal monte, chi scendeva dal monte durante questi anni e faceva arrivare tutte queste rivelazioni di ammonimento, di speranza, di consolazione, di castigo. Che io sappia, l'uomo che scende dal monte è stato Eugenio Siracusa, che per ben 38 volte li ha incontrati e veniva da un monte. Guarda caso, in questi giorni si fa sentire, oggi più che mai, parliamo dell'Etna. Quindi lui sa. Chi vuole accogliere ancora, ha speranza di potersi sensibilizzare, ben venga. Opera. Lui tiene sotto controllo chi si predispone. Direi abbastanza chiaro. Tra l'altro ci stiamo avvicinando un po' alla chiusura con enorme dispiacere, ma ho ancora alcune piccole domande da porvi, e poi mi piacerebbe mandare un altro video di Eugenio. Allora, io cogliendo quello che è stato appena esposto e rivolgendomi, quindi partendo da Aton, poi ritornando a te nel caso Filippo, che già Aton prima tu stesso mi hai dato e hai dato degli spunti interessantissimi. Cosa direbbe, oltre che quello che già ha detto Eugenio, cosa direbbe se oggi fosse qui con noi Eugenio, che c'è, perché ci siete voi due, direi che c'è alla grande. Quindi dico, tu Aton, cosa diresti
in qualche modo in quello che Eugenio per tutti questi anni ha cercato di risvegliare l'essere umano. Non lo so, come dire, l'ultimo miracolo e tentativo, no? Sì, Cosa potrebbe... guarda Enrico, io ho avuto, faccio una piccola parentesi, ho avuto anche questa grande fortuna di vederlo personalmente Eugenio, quindi non so se posso dirti esattamente quello che lui avrebbe detto, però credo di poter interpretare a dirti che se lui fosse qui, lui in realtà è già qui, scusatemi, ho commesso, è qui e osserva tutto e sa. Però se noi potessimo ascoltarlo parlare, credo che farebbe un fortissimo chiamato d'attenzione sulla perdizione che abbiamo detto all'inizio sulla gioventù, chiamerebbe l'attenzione molto sul fatto che ormai abbiamo già passato il punto del non ritorno su vari temi, la mancanza d'acqua, il pericolo nucleare, l'inquinamento globale, la presenza di una società che ormai è tanto È delirata, è l'arbar, è l'arbar. l'arbar, lo stavo per dire, la malattia della tempesta dei neuroni del cervello che lui già annunciò 40 anni fa, generata da che cosa? Da vari fattori, però è presente, comportamenti spiegabili, omicidi, suicidi. Penso che avrebbe parlato, e sono sicuro ancora, del terzo, che oggi ci piace tanto chiamarlo quarto segreto di Fatima, che è più attuale che mai, che ci ha annunciato numerose volte l'attualità di oggi. Guerra, rumor di guerra, pestilenze, il padre contro il figlio contro il padre, il fumo di Satana si metterà pure dentro la chiesa, eccetera, eccetera. Penso che sono queste le cose che avrebbe detto. Stare attenti ai segni, alla presenza di falsi segni o falsi profeti. Questo penso che avrebbe fatto fuoco Eugenio. In richiamarci l'attenzione che in questo è un momento di selezione dove dobbiamo applicare quel famoso valore che lui diceva che sarebbe il valore, è il valore che ci permetterà di entrare nel nuovo mondo, che è quello del cosiddetto discernimento. Discernimento che ci permetterà di entrare nel nuovo regno. Nuovo regno significa che entriamo in una nuova dimensione dove lasciamo un'epoca e ne entriamo in un'altra. Abbiamo lasciato l'era dei pesci e stiamo entrando in quella dell'acquario. Siamo già entrati in quella dell'acquario. La Terra è già pronta da tempo a questo salto quantico. L'uomo no, per comportamento, per involuzione e per suoi vari comportamenti. Credo che in parte Eugenio avrebbe detto questo. Che poi nel massimo rispetto del libero arbitrio altrui, nel momento in cui ci sarà questa grande selezione, come ripetevi tu, il discernimento, a quel punto ognuno è giudice di se stesso. Cioè, Assolutamente. quindi riporto un po' una domanda a Filippo: quali sono i canali oggi che l'ascoltatore o a chi verrà girato successivamente questo video può avvicinarsi alla conoscenza, chi può avvicinarsi a Filippo e Aton Bongiovanni per avere comunque delle risposte, per avere quel supporto, quell'informazione, quella verità? Beh, guarda Enrico e un po' tutti gli amici che sono in ascolto. Prima di glielo faccio esporre i siti ad Adon, con il tuo permesso, Enrico. Lui è molto più facile che lo possa esprimere. Io aggiungo solo questo: l'uomo nel triplice aspetto, fisico, psichico e spirituale, la sua genetica è compromessa in questo triplice aspetto. Fisico, perché oggi tutto quello che respiriamo, che ingurgitiamo, tutto quello che comunque dall'acqua, che è l'elemento principale, è a contatto con noi, è compromesso. Quindi la nostra navicella biopsichica, il nostro genoma, è ormai terribilmente, irrimediabilmente compromesso. Poi c'è il codice psichico che compone l'uomo. E lì, con tutto l'elettromagnetismo, con tutte queste onde radio, con tutte queste sofisticherie
che stanno mettendo in serio pericolo, se non quasi del tutto ormai irreversibile, tranne pochi casi, il cervello è una radio ricevente e trasmettente. Cosa riceve e cosa trasmette? Tutto quello che ci circonda ci sorpassa, ci compenetra e non abbiamo la più pallida idea come ormai irrimediabilmente questo circuito è stato compromesso, circuito psichico della vita, che poi ricordiamo l'energia psichica la si cerne nel sole. Io abbiamo visto la funzione del sole. Poi c'è la genetica spirituale compromessa, perché tutte le forme religiose, tutte le forme pensiero, tutti i feticci, tutti gli interessi, tutti gli inganni, tutte le verità occultate dalle religioni, dai falsi profeti, ormai hanno compromesso seriamente anche questo aspetto dell'uomo. Quindi il discernimento oggi è la chiave. Sotto questo aspetto è molto, ma molto difficile. Per approfondire tutti questi temi, l'opera di Eugenio Siracusa, il nostro è un apporto di una famiglia che offre e che ha dedicato, continuerà a dedicare, perché qui non si sa, si continua sempre, lo possono tranquillamente fare attraverso i siti, le nostre pagine. Adam, non lo puoi dire Sì, tu, per la favore. pagina nostra ufficiale del nostro movimento è www.psolex.com, il nostro canale YouTube è Solex Malitalia. Ovviamente lavoriamo, soprattutto lavoriamo, divulghiamo, abbiamo un altro canale di divulgazione in lingua ispana, Solex Mal Sud America, però la pagina nostra principale di divulgazione è www.psolex.com. Lì sceglierete la vostra lingua e lì già sono caricate tutti i documenti, sono caricati una parte dei messaggi, sono caricati audio, sono caricati contributi audio video su tutto quello di cui stiamo discutendo oggi. È il nostro contributo, come ha detto mio padre, di famiglia spirituale, di movimento messianico, di un'opera di divulgazione di questo fantastico personalità spirituale Eugenio Siracusa, che ha dato inoltre 40 anni di 40-50 anni di divulgazione. Ma un'altra cosa voglio aggiungere. C'è la sezione inglese, Sì. francese, man mano stiamo sempre aggiornando italiano, ma c'è anche la pagina in rumeno, Sì, perché confermo. un'onorabile famiglia Apriremo anche una che sezione in vive a rumeno, sì. Milano, esatto, anche in rumeno. Quindi la quinta, diciamo, bandieretta, per così dire, in senso di capirci, oltre all'inglese, il francese, lo spagnolo, l'italiano, che è la nostra lingua, per la prima volta nella storia della divulgazione dell'opera di Eugenio, grazie alla loro predisposizione, c'è anche il rumeno. Quindi possono anche i nostri amici, coloro che vogliono approfondire, troveranno anche il rumeno. No, stupenda questa cosa perché cioè, percepisco un costante rinnovo e aggiornarsi. Cioè, pur che Eugenio abbia dato tutta questa informazione, in voi vedo ancora come vivo, cioè, come diceva prima Aton, cioè, più che mai Eugenio è vivo, con voi non è presente di più. Quindi si cerca sempre Io di direi dare, con noi sì, Enrico, con tutti noi. che è proprio dare, continuare a dare l'informazione proprio per salvare anche l'ultima persona che oggi si sta affacciando a voi, a quello che è il sistema di Eugenio. Quindi è una cosa stupenda. Io, visto che avete fatto dei ringraziamenti, anch'io ci tengo a fare un ringraziamento ad Alberto Lucatello che mi sostiene in tutto questo, quindi siamo in due. In realtà la faccia ce la sto mettendo io, ma in realtà siamo in due. E allora, io, prima di partire quindi con l'ultimo servizio e video, di Eugenio, io vi ringrazio enormemente
E credo che ringrazio un po' da parte di tutti coloro che vedo che sono presenti e che stanno assistendo a questa diretta e che poi altri che vedranno successivamente in questo giorno dove non si può certo, nessuno deve dimenticare Eugenio per quello che sta facendo, perché non posso dire che ha fatto, ma che sta e continua a fare. E voi siete il suo volto di oggi e vi ringrazio perché siete il volto e la voce di quello che Eugenio ci sta permettendo, parlo in primis, di veramente di riaprire e avere sempre di più la visione, la conoscenza su quello che è la verità dell'intero universo. Quindi io vi ringrazio con tutto il cuore, a te Filippo, a te Aton. E Grazie a te, spero, Enrico. Grazie spero a presto, alla prossima, insomma. a te. Un Un abbraccio a te, caro abbraccio. Enrico, e a tutti coloro che sono in ascolto. Un abbraccio Vi a tutti voi, un ringrazio. abbraccio, Enrico, a presto. Grazie, grazie. Ringrazio tutti coloro che hanno assistito e che vedranno successivamente. Spero al più presto riusciremo a organizzarne qualcos'altro per parlare sempre del grande Eugenio e mandiamo questo video e chiudiamo con il video di Eugenio. Grazie a tutti. Un abbraccio cosmico, come direbbe lui. Grazie. Ma come entra la figura Eugenio Siragusa nel contesto del discorso? Chi è in effetti Eugenio Siragusa? Io non sono un mago, Io non sono un mago. non sono un veggente Non sono un vigente. e non sono un santone. E non sono un santone. Io sono un amico dell'uomo. Io sono un amico dell'ombre. Cosa intende per amico dell'uomo? Qualcuno che porta un discorso. Alguien che lleva un discorso. Un discorso che non è mio. Un discorso che non è mio. Un discorso che mi è stato ordinato di portare avanti. Un discorso che mi è stato ordinato di llevar adelante. Da offrire, Para ofrecer. non certamente da imporre. No ciertamente para imponer. Ad ognuno la scelta Cada uno es libre de elegir. di accettare De aceptar. o meno, O de di credere creer. o meno. O de no creer. Amici, vi ricordo che io sono un vostro amico e che non mi duole affatto soffrire per amore vostro. Lo faccio ben volentieri, costi quel che costi. Ma lo faccio perché io amo l'uomo e spero, spero tanto nella sua salvezza.